Ludopatia, approvata la legge. Nuovi ospedali in Piemonte. Documenti discussi in aula. In apertura della seduta del 26 aprile, il Consiglio regionale ha discusso diversi atti di indirizzo. Nel pomeriggio l'Assemblea ha approvato la legge per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico e ha aperto un dibattito sulle comunicazioni dell'assessore alla sanità sui nuovi ospedali. In copertina! Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità, il 26 aprile, il test unificato contro le ludopatie. Tra le novità più rilevanti, il piano triennale integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Interventi per aumentare la consapevolezza sulla dipendenza correlata al gioco per i giocatori e le loro famiglie. Promozione dei servizi di assistenza e cura svolti da soggetti pubblici e del terzo settore. È vietata la collocazione di apparecchi per il gioco in prossimità di scuole, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, oratori, stazioni ferroviarie. I comuni potranno disporre limiti temporali all'apertura degli esercizi. Su richiesta delle opposizioni, l'assessore alla sanità ha svolto una comunicazione in Consiglio regionale sugli investimenti in edilizia sanitaria e ha fornito il quadro dei progetti in corso. Tra questi la Città della Salute di Novara e il Parco della Salute di Torino, i cui costi, rispettivamente di 320 e 500 milioni di euro, saranno finanziati in parte attraverso il partenariato pubblico-privato. Il nuovo ospedale nella SL Torino 5 è quello unico del Verbano Cusiossola che avrà sede a Ornavasso. L'assessore ha inoltre confermato gli impegni della regione sul nuovo presidio di Verduno, in provincia di Cuneo, e su quello della Valle Belbo, nell'Astigiano. Critiche le opposizioni che hanno chiesto di predisporre una delibera da discutere in Consiglio regionale. Il Consiglio ha approvato un ordine del giorno affinché nel nuovo piano di conservazione e gestione del lupo venga garantita la protezione delle specie e lo sviluppo delle attività agrosilvopastorali. Ha approvato inoltre un documento che esprime solidarietà a una parlamentare per gli attacchi subiti sui social network e che invita le forze politiche al rispetto delle regole di convivenza democratica. Bocciato invece un ordine del giorno per il mantenimento del day surgery del centro ortopedico di Quadrante di Omegna nel Verbano Cusio-Ossola.